Amici cari, amici belli, mentre sto registrando questo video mancano pochissimi minuti alla chiusura del calciomercato che vede la Juventus protagonista su tutte, con le bombe di mercato già a nostra conoscenza che abbiamo potuto, diciamo, apprendere nei giorni scorsi. Vedi Dusan Vlahovic, vedi le partenze di Kulusevski, Bentancur, vedi l'arrivo di Zaccaria. E non so nemmeno io chi sia. Avevo valutato con un 8 il calciomercato della Juventus, ma oggi all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, mi è arrivata una notizia che fa passare da 8 a 9 il calciomercato della Juventus. Aaron Ramsey non è più un calciatore della Juventus. Assa fa Maronne e tutti i santi in paradiso. Finalmente ci siamo liberati di un ingaggio faraonico, di un giocatore che a fine oggi sta magnate solo i soldi nostri, solo i soldi nostri. Soldi che sembrerebbe anche già essere stati investiti in Federico Gatti, difensore, giovane promessa del Frosinone che resterà a Frosinone fino a giugno per aggregarsi a giugno a questa nuova Juventus, perché questa è una nuova Juventus. Dopo questa parentesi di mercato c'è una nuova Juventus. Attenzione. Chiaramente non mancano le polemiche sul fronte avversario da parte di giornalisti e tifosi che, oltre a gridare da dove prende la Juve i soldi, adesso tutti quanti a gridare Fabio Paratici da ufficio indagini continua a fare dei movimenti strani. Nonostante non è più un dirigente della Juve, ma sembra ancora lavorare sotto banco per la Juve. Voi va stata magnando limone! Voi va stata magnando limone esagerato! Voi va stata cacando sotto perché la signora sta ritornando! Questa è la verità! Quando vi mangiate il limone, non lo dovete far capire, vi dovete stare muti! Muti! Se ti mangi il limone non lo devi far sapere, perché se ti mangi il limone e lo fai sapere sei un coglione. Pure chi la tuscia mille le Adani, muto, devi stare muto tu. Le Adani, se tu non dici che questa Juventus è vergognosa, è scandalosa, fa schifo, non sei onesto, eh? Tu sei uno strunzo e io sono onestissimo nei tuoi confronti. Perché tu lo sei e non te ne accorgi. Perché ho strunzo, non sa perché è strunzo, quindi te lo devo dire io. È inutile che fai l'idiota. Se fai la valutazione di quello che ha fatto la Juventus dal 2011 a oggi, tu gli hai chiuso solo. Non mi fare ci brutte parole. Devi stare solo muto. È normale che una società che cerca sempre di migliorarsi, prima o poi deve fare degli errori, devono arrivare dei momenti, diciamo, bui dove tu cadi e questo cadere non fa altro che darti la forza di rialzarti. Quello che sta succedendo in questo momento alla Juve è un fatto fisiologico, idiota del cazzo! Dunque, a per l'appunto. È vero, abbiamo criticato perché abbiamo perso delle partite, abbiamo giocato male, per carità. Ma se io devo fare una valutazione nel complesso da quando Agnelli è presidente, il voto è 9, 9 e mezzo, 9,8 anzi. Perché non 10? Perché dovevamo vincere la Champions, non l'abbiamo vinta, anche per sfortuna. Quindi muti tutti, state già niente, muti. Ma veniamo a questi calciatori. Sembrerebbe che all'ultimo secondo sia sfumata anche l'arrivo di Nandez dal Cagliari, che poteva andare, diciamo, a sostituire, non sostituire sul campo, ma insomma in una possibile partenza di Caio Giorgio, perché Caio Giorgio, secondo me, se non ha trovato 5 minuti fine oggi non li troverà mai più. Quindi era buono se partiva e si arrivava ancora un altro centrocampista, ma non possiamo chiedere la luna, accontentiamoci al momento di quello che è accaduto fino ad oggi. Su Dusan Vlahovic, chiaramente, è inutile che parlo, già sapete chi è. Non devo dire neanche una parola. Zaccaria, veramente io, non per fare la battuta, Zaccaria, non so chi sia, ho visto qualche video di questo ragazzo. Allora, Zaccaria chi è? Chi è? Chi è Zaccaria? Il centrocampo della Juve dopo titolo. Cioè, chi è? Può essere un rubidone, è meglio di chi che stai a prima. Cioè,
che proprio c'è la Juve con Zaccaria migliora automaticamente, sta poca fa. Poi vedremo chi è Zaccaria. Vedremo. Andiamo avanti. Due parole su Kulusevski e Bentancur. Kulusevski. Allora, noi abbiamo fatto un grande investimento su questo giovane. Io non ricordo una sola partita, una sola, che abbiamo vinto grazie, non dico manca un suo colpo, ma alle prestazioni di Kulusevski. Non me ne ricordo manco uno. Suagione tras, se c'era questa foto. Una volta la civistica aveva segnato in coppa pulmana, se la mette a progetto, Kulusevski ci ha detto, fateci un altro, perché i sacci segnano solo con sinistra, con destra non riesce a fare niente. Kulusevski. Allora, detto questo, mi dispiace, però che le nostre strade si dividono è un bene per tutti. Lui perché può magari dimostrare di essere un giocatore di valore, e noi perché facciamo cassa per i soldi che abbiamo investito su di lui. Bentancur è arrivato alla Juventus giovanissimo, in 4 anni e mezzo non ha fatto quel salto di qualità che doveva fare, ma attenzione, è ancora giovane Bentancur, è ancora giovane, questo salto lo può ancora fare. Io me lo sarei tenuto, chiaramente era l'unico lì in mezzo che la Juventus poteva fare un po' di cassa, e quindi è giusto che anche lui, insomma, è stato ceduto. Basta. Questi sono stati i movimenti. Poi, vabbè, il giovane che abbiamo preso dal Frosinone, poi lo vedremo. Questa è una nuova Juventus che sta nascendo. Dovremo capire cosa farà Paolo Dybala, se si adeguerà a questi nuovi contratti più bassi che stanno oramai facendo tutte le squadre d'Europa, tranne forse una, due, tre, su quale, insomma, mai riusciremo a competere a livello economico con quelle squadre lì. Morata sembrerebbe essere rimasto, quindi Massimiliano Allegri è vero che in questo momento non ha più, diciamo, un alibi, perché comunque degli investimenti sono stati fatti. E non vediamo l'ora che riparta il campionato per poter vedere se realmente sul campo ci saranno dei miglioramenti o no. Da parte mia, io sono ottimista, perché non posso non essere ottimista. Sono tutti movimenti che chiaramente anche Allegri ha valutato e, insomma, ha consentito, quindi mi auguro di vedere una Juventus diversa da quella che abbiamo visto fino ad oggi, una Juventus più forte, e non parlo del gioco, perché a me non me ne è mai importato del gioco, ma una Juventus solida e pungente lì davanti. Chiaramente abbiamo un obiettivo quest'anno, che è quello di chiaramente raggiungere la Champions. Lele Adani, se dite che la Juve deve raggiungere la Champions è una vergogna. Lele Adani, tu sei un scemo e te lo dico una volta. Cosa fai ad avere un scudetto? Ormai i danni che sono stati fatti fino adesso sono stati fatti. La Juventus deve recuperare, entrare in Champions, arrivare in fondo in Coppa Italia, arrivare quanto più avanti possibile in Champions, e poi ci vediamo l'anno prossimo, Lele Adani. Intanto io vi do appuntamento a domenica sera. Non vedo l'ora che la Juve scende in campo. Voglio subito, dal primo momento, un gol di Vlahovic. E vi do appuntamento. Iscrivetevi anche sul canale YouTube di Fulvio Collovati Official per seguire le live che faremo durante la settimana. E per tutte le persone che me l'hanno chiesto, da oggi aggiornerò anche il mio canale YouTube, I Pensieri di Diego Armando, per dare la possibilità a chi mi segue su YouTube di poter, diciamo, commentare e analizzare le mie analisi. Vi saluto, al prossimo appuntamento. Stiamo tornando.